Seconda giornata di mercato settimanale ad Agrigento dopo il periodo di sospensione. Irrisolte le cause di agitazione tra i mercatisti. Report del videogiornale Dario Piparo. Signora, non lo dico io, ma lo dice. Seconda giornata di mercato dopo la riapertura, ma le polemiche non si placano. Tra i cittadini, tra i mercatisti, tra i clienti e nei confronti dell'amministrazione. La nuova sistemazione piace a pochi, dai frequentatori che la considerano dispersiva, ai cittadini disturbati dalla chiusura di via Ugo La Malfa che non permette il transito e quindi crea notevoli ingorghi stradali. Il traffico in via Ugo La Malfa quindi è chiuso, il problema, il disagio più grande riguarderà sicuramente le scuole, una elementare e una media inferiore che si trovano nei paraggi. I più grandi disagi si sono registrati sia all'orario di ingresso nelle scuole che più tardi sicuramente con l'orario di uscita. È stato un caos enorme qui in via Manzoni per fare il giro, ma si rende conto il sindaco che siamo in una città che è un buco Agrigento e se chiude le strade ci troviamo in mezzo proprio sembriamo, non so come definirci più, siamo ridotti al terzo mondo. Lei ha trovato qualche problema anche di circolazione? No, tranquillo era, non c'erano problemi. Quindi per lei è una buona soluzione che comunque il traffico... Sì, va bene così. Un poco all'inizio, da questa parte invece è più tranquillo. Ma soprattutto la nuova sistemazione continua a lasciare irrisolti i disagi tra gli stessi commercianti. Qualcuno denuncia l'assoluto abbandono amministrativo, il proprio dissenso, manifestato anche con cartelloni eloquenti apposti tra i banchi e sui mezzi. Molti riportano invece presunte irregolarità sull'occupazione dei posti diversamente assegnati, il tutto ad evidenziare comunque la contrarietà rispetto a quanto disposto dopo le ultime modifiche. Potevano fare rimanere il mercato dove era l'area, quella là che loro dicono che era privata, visto che i signori che hanno montato sull'area privata pagavano il privato, non è giusto che gli devono espropriare il terreno, perché questi soldi che si è preso sul privato non si sa che fine hanno fatto, cioè gli ha preso i soldi tutti questi operatori, a levarli gli operatori sull'area privata neanche è giusto. Però dico espropriare quel pezzo di terreno e fare rimanere il mercato dov'era. Secondo lei non andava neanche rifatto il sorteggio? No, doveva rimanere dov'era, solo espropriare quel pezzo di terreno e lasciare tutto com'era. Anche perché questo signore ha tanti anni che recepisce soldi dagli operatori del mercato. E questo ora è una cosa che non può andare così. Cioè è assurdo, perché praticamente questi... padri di famiglia, come lo sono io, non è che si possono andare a mettere in un'area dove non passa nessuno e si sono messi abusivamente sulla strada, ma non è che gli do torto, neanche loro hanno torto. Qua si deve rimanere ognuno nei suoi posti come era prima, espropriare quell'area e rimanere tutti là e non cambia nulla, perché il mercato andava bene. Sono pure un operatore, sono disagiatissimo, siamo abusivi dall'altra parte montati. Una buona parte. Come mai questa scelta? Perché i posti, altrimenti dal momento che c'è questa fila chiusa qua, al centro le persone non possono nemmeno entrare. Quindi non riuscite a lavorare e preferite montare abusivamente? Stiamo montando, abbiamo creato una fila a girare in modo che le persone possano circolare così. Ma siamo in un'area, nell'area pubblica, dalla cui con i posti che ci hanno assegnato non vanno bene. Ecco, secondo lei... qual è allora la soluzione che deve trovare l'amministrazione? Rimuoverlo di nuovo tutti, fare di nuovo una piantina nuova, in modo che possano circolare le persone in tutte le traverse. Così non va, quindi? No, assolutamente.